ovazione. Oh! Insegnante di canto, bravissima cantante. Deborah, ciao Deborah, vieni, Deborah Rioli, eccola. Posso sedermi, sì? Sì, se vuoi sentirti più... Sì, tanto sono alta uguale, se non cambia niente. Io sto in piedi perché a volte mi... Ma comincio a giocare. Posso usufruire anche io della cuffia? Guarda, per me puoi usufruire della cuffia, del bagno, della cucina, puoi fare quello... Quella è casa tua. No, fammi capire come funziona. Guarda, in genere le cuffie si funziona così. La prendi con due mani. No, i ecco, volumi, questa è una cuffia, non dico la marca. No. E si mette sulla testa, si appropinqua. Sì. Poi che metti il cavo a sinistra o a destra, credo che poca. Ma mi interessava più che altro il volume, perché io essendo cantante sono sorda. E questa... Io volume te lo alzo e te lo abbasso io senza nessun problema. No, ecco, dammi... Se mi togli un po' di sottofondo, mi lasci la voce, perfetto, guarda, io già rompo le palle, non sono anche arrivata. In quanto cantante, giustamente, con i volumi rompo le balle. Ma i cantanti sono sordi, la maggior parte, io compresa proprio. Allora, Nora manda un emoticon con tanti cuoricini. Cristi, buongiorno, buongiorno anche a te, quindi sono i tuoi fans. Sono amici, dai, fans direi di no. Amici mi piace di più. Amici. Sì. Okay. No, io voglio chiederti una cosa, però. Spara. Mi fai di nuovo quel gargarismo che hai fatto prima? Perfetto, guarda. Non ho niente da insegnarti, sei già pronto? Cioè, mica pizza e fichi. Cioè, no, ma infatti sì. Insomma. È fantastico. Intanto, Deborah, io non lo so. Però facciamo sapere a tutti quanti, sì. Sei di zona, immagino. Sì, sono nata a Pinerolo, cresciuta a Pinerolo, abito qua vicino. Sì, morta sì. A Pinerolo e resuscitata. Esatto. No, sì, sono della zona, sempre vissuto qua, sempre abbastanza lavorato in zona. Adesso sono un po' più spostata a Torino, però. Cioè, tra le altre cose... Sono anche qua vicino. Questo dillo tu, perché non vorrei... Non che so cosa? Come si chiama? Mara, chiamiamola Mara, che va benissimo. Buongiorno Ornella, questo è facile, lo posso dire anch'io. Tra l'altro io, non perché non mi sono documentato, infatti non mi sono documentato, perché ho parlato direttamente di persona con te. Sì. Questa ho parlato... C'era una penna, non c'è più scrivi col sangue. Ho parlato. Cioè, c'era con... No, tu fatti gli affari tuoi. Vai, guarda, ti scappa la pipì, vai a fare la pipì in fondo a Corso Torino e poi torna indietro con tutta la pioggia. Ehi. No, è perché mi stava prendendo in giro. Non si fanno queste cose. Ciao ragazzi, preparati oggi. Sintetizzando. Sì, ciao Ornella. Dicevo, ho parlato col caro amico Fabio della sede di Acquiterno, sempre di PVR, parlando appunto dell'intervista di questa mattina, mi fa, caspita, è comunque un ospite, un insegnante non piccolina, cioè molto molto conosciuta. Nel senso che io, allora... Forse sono più conosciuta come cantante che non come insegnante. Io ti chiedo questo per anticipare un piccolo percorso. Ma perché io, come dicevi prima giustamente tu, io sono della zona, quindi però lavoro anche in zona Asti, Alessandria, Milano, Liguria, Lombardia. Assolutamente sì, infatti prima quando ti parlavo del fatto che somiglia a Faletti come timbrica, accidenti, un complimento. E, no, perché io in zona ci sono molto spesso come cantante, soprattutto sinceramente, perché come insegnante sono qua vicino a Pinerolo e a Torino. E invece come cantante, essendo che lo faccio da giusto quei 25 anni, ovviamente forse qualcuno mi ha sentito cantare. I casi sono due, non entriamo nello specifico. I casi no, sono no, due. Ma io te lo dico tra poco. O hai iniziato a cantare a un anno? No, avevo piastria, che no, mi piacerebbe avere 20 anni, ma non è così. No, io ne ho 35, no. Lo dico con orgoglio. 35 anni? Sì, quasi 36. Quasi 36? Sì, e canto da quando ne avevo 11, quindi... Non è starino. No, 35 anni. Quindi sono... Dire. Ma sì, no, sì. Però cioè, ero veramente bambina sul serio quando ho cominciato a cantare. Qualcuno ti scrive, eccola Deborah, un saluto! Ma chi però? Non si firma. Non lo so, non si firma. Firmatevi ragazzi. Io vedo il viso, la foto, però... Fammi vedere, scusa. Firmati cara amica. Ricordiamo il numero di WhatsApp, 334-261-0576. Cara amica, firmati così gridiamo al mondo. Magari se vedo la foto la conosco, può anche darsi.
Fammi vedere, dai, fammi potrebbe, vedere. Potrebbe, facciamoci gli affari degli altri. Dai, facciamo dai, un po' dai, come dai. Le pettole. No, questa, ma va, no? Non la conosco mica. Non è ma figurati. Quindi meglio ancora. Anzi, mi sa anche un po' antipatica. Già di visione così. Pino, ciao Deborah. Ciao Pino, ciao Pino. Pino lo conosco, è un grandissimo chitarrista. Ok. Lo conosco da quando veramente avevo 11 anni, ma sul serio, lui era... Non ci credo. Era... Credimi che ti credo. Era in una band con mio papà, perché mio papà tanti anni fa cantava. Ah, sei figlia d'arte. Sì, 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 assolutamente. Non è che tu ti sei svegliata, voglio fare cantante. No, 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 io mi sono svegliata, ero tranquillissima nel mio mondo e poi mi hanno buttata a suonare il pianoforte per 5 anni in conservatorio. Mi hanno lanciata contro l'insegnante di pianoforte, che vorrei salutare, Laura Risciò, perché... Lei lavora ancora in Pinerolo, ancora insegna, è diventata, insomma, ha fatto molta carriera, quindi non mi sbilancio a dire di cosa si occupa adesso perché sinceramente sono poco informata, però saluto Laura con piacere perché se cantate, studiate anche uno strumento musicale che è importante, vi sviluppa l'orecchio, la ritmica, tutto, è molto importante. Quindi abbiamo detto che più o meno sei nel campo della che ti occupi di musica, sei nel campo della musica in una forma piuttosto che un'altra, poi andiamo sì, un attimino sì. a parlare più nello specifico. Sì. Buongiorno Simone, da 25 anni. Sì, come cantante assolutamente, sì. Sì, come sì, cantante, sì. Come musicista, sì. Ci hai appena detto. Hai studiato il suonicchio, non da professionista. A pianola? Sì, la pianola, esatto. No, io proprio mi sono smazzata tutte quelle composizioni classiche, Bach, eccetera, proprio tipo a 6 anni, così. Avevo le dita, cioè le mani così e andavano ovunque. Poi dopo un po', insomma, poi ho smesso per un po' di anni e adesso ho ripreso perché comunque insegnando il pianoforte, cioè il pianoforte comunque una tastiera serve sempre. È diventato di nuovo il mio migliore amico dopo 20 anni, ho ripreso. Ci sta, ci sta tutto. Assolutamente, perché... poi è bellissimo. Buongiorno Stefano! Buongiorno Stefano, Stefano. Morabito, oh, sì, ciao Stefano. Cantante. Ciao, 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 ciao. Sì, sì, ma lo conosco Stefano. Lui è famosissimo per la sua folta chioma ricciola, Stefano. Sì, sì, lo so. Sì, assolutamente sì. E tutti gli dicono, Stefano, mangia, mangia, che sei magrino. Ciao Stefano, caro amico, per quello mi permetto di rompergli le scatole in questa maniera. E nel tuo percorso di vita, sì. Hai iniziato lo Zecchino d'Oro a fare tutte queste cosine qua, infatti ci manda buongiorno Elsa e le faccine, Ilaria buongiorno, hai iniziato il ciao, tuo Ilaria. Percorso, hai studiato tanto. Mannaggia, io studio, vabbè, a parte studi il pianoforte, ancora, studio ancora, certo, tanto studio ancora. Adesso ti spiego poi bene il tutto come funziona come insegnante, come mi sono formata eccetera, però ho cominciato a studiare proprio a 11 anni qua a Pinerolo, andavo all'oratorio San Domenico, c'era il caro, purtroppo veramente compianto, Giorgio Tesio, che non c'è più, e proprio in suo onore è nato il gruppo corale Gli Amici di Gio, che vorrei salutare perché tanti di loro li conosco, e lui è stato veramente il mio primo insegnante di canto. La mia prima esibizione l'ho fatta con Come saprai di Giorgio a 11 anni. Ah beh. Ma c'era lui al piano, è stato bello 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 bello. Non mi ricordo più se al Teatro Incontro o in qualche piazza, non mi ricordo. Beh, una canzoncina così. Beh sì, però a 11 anni voce bianca, quindi più o meno arrivi a tutte le tonalità. Cioè, tutte Dio no, sì. Però era un po' più semplice di adesso, molto più semplice. Lalla, ciao. Ah, è quella brutta di prima che... Ah, è quella scritto... brutta che... Laura, Lalla, Pispa... È un po' articolata questa signorina. Laura qua, Lalla Pispace. Sì, no, ma è un po'... nome e cognome, no. No, lei no, okay. È proprio complicata. No, non è vero, non è vero. È la mia metà, la metà del mio cuoricino. No, siamo amiche da... Tagliata male. Detta così è bruttissima. Quindi il tuo percorso è iniziato con Giancarlo. Buongiorno sì. Giancarlo. Giancarlo è lui, è famoso di Moasca, della tua zona. Ah, di Moasca. Anche tu la freccia d'argento? Io questa freccia d'argento non la voglio dimenticare. Voglio sì. Flashatemi come in Men in Black, per favore. Cioè, Eleonora sa perché. Era un concorso che si faceva anni fa a Torino, a cui Eleonora e la sua migliore amica parteciparono, però vinse Daniela, non Eleonora, quindi ce l'hanno con sta cosa qua e tutte le volte sono mie allieve tutte e due. Ah, e ok. Quindi, sì. Ah, quello, per questo, c'è un, per questo, sì, sì, c'è tutta un una storia. C'è un sotto, c'è... Sì, sì. Ok, ci stiamo. Sì, sì. Esistono sicuramente... Ciao Deborah, ti seguo con Leonardo. Ciao! Leonardo è piccolino,
piccolino. Un bacione a Leonardo, allora. I bambini assolutamente. È un pulcino, ha due anni. Pulcini. Sì, sì. Quindi nel tuo percorso di studio, cioè io ho fatto, ad esempio, io ho fatto la barbiera. Anch'io. Ci siamo? Anch'io, sala bar, diploma di sala bar. No, io spadellavo. Tu spadellavi in cucina? Okay. Ok. Siamo in tre che abbiamo fatto la barbiera in questa stanza. Tre? Eh sì. Apriamo un ristorante canoro? Cioè, laddove il cuoco, mentre che io in questo... spadello, così non faccio sentire quello, e poi tu... Io ricevimento. Io sono alla bar, a posto ragazzi, ciao, noi andiamo. Amici, voglio dire, a posto. No, penso, tornando seri. Yes, seri, vabbè, con me seri. Voglio dire. Tu hai qualche certificazione, sicuramente sì. Assolutamente sì. Si chiama certificazione. Ma allora, adesso ti spiego bene, guarda, adesso, dell'alberghiero. Ma sì, ma no, ma sai, tanti mestieri in Italia non sono proprio regolamentati. Ok. Cioè, non lo sono per niente, no? Tipo, non so, il makeup artist, ad esempio, è un libero professionista che si apre partita IVA e fa il makeup art, ma potrebbe anche fare i quadri, per dire, no? Certo. Stessa cosa per noi insegnanti di canto, se non chi esce dal conservatorio che ha una certa abilitazione all'insegnamento, ma non è che sia l'unico percorso che si può fare, ovviamente, assolutamente valido, ma non è sicuramente l'unico che si può fare. Io ho cantato per veramente tanti tanti anni e questa è la prima formazione di un insegnante di canto, perché voglio dire, per essere cantanti non serve essere insegnanti, però per insegnare magari qualcosina nella vita bisogna aver fatto, perché... Intanto ci va l'esperienza, ma anche proprio di tanti palchi diversi, band, proprio dalla seratina in birreria, chitarre e voce, dove non senti una mazza, la gente è ubriaca, oppure sta mangiando. Ma io credo che si possa racchiudere in quei mestieri che quando lo pratichi non necessariamente puoi essere un bravissimo insegnante e viceversa. Assolutamente. Comunque ci devi... Assolutamente sì. È una cosa diversa. Solo che per fortuna l'insegnante di canto completo ovviamente cioè, si impara dall'esempio, come certo. In tutte le cose. E quindi se io ti faccio sentire un vocalizzo fatto male, tu se sei un bravo imitatore molto probabilmente lo farai male e quindi io ti insegno male. Per cui matrimoni, sì sì Giancarlo, adesso arrivo. Qualcun altro ti scrive anche su WhatsApp, cioè davvero ti ho visto nei tuoi video su Facebook, sei bravissima, saluti Alberto. Grazie Alberto, io non so chi tu sia Alberto, se non vedo la foto, ragazzi io... Ma sei curiosa tu, ma certo, coi nomi, coi cognomi. Ma fermati, ci sta pensando Alberto nella foto. No, non lo conosco, ciao Alberto. Va bene. Non lo conosco, giuro che non meglio lo conosco. Meglio ancora. No, infatti. No, ma io ho rispetto per i pub, tra l'altro non scordo. Attenzione, però... perché la grande musica rock è Stefano. Sì, Stefano. Però ti assicuro che io ho cantato veramente in situazioni complicate nella mia vita, veramente complicate. Ho fatto veramente tutto. Ma ci sta, si chiama gavetta. Bisogna farlo assolutamente. Se vedi il peggio, il meglio può essere solo poi, bello. Sì, assolutamente sì. Comunque, prima dicevamo appunto di Giorgio, che è stato il mio primo insegnante, però io voglio spendere... Lalla ti fa l'applauso. Non ho capito. Se vedi il peggio. Ah, scusa, non l'avevo collegato. Grazie. Ah, devo sottolineare nei libri, a tutti quelli che credono di essere Beyoncé. No, vabbè, sì, Lalla non la sentite, però lei commenta, fa il pubblico un parlante. Un pochettino si sente, si sente proprio pochettino. Leggerissimo. Sì, perché il panoramico un pochettino... Ah beh, certo, è vero, c'è il panoramico. Io ancora sto imparando la stanza qua come funziona, perché... E poi diremo perché devi imparare, devo imparare, vabbè. Insomma, comunque, dicevo, parlando di formazione, dopo Giorgio, ed è veramente una cosa che ci tengo a dire, io sono verso i 18-19 anni, perché io veramente studio da quando ne avevo 11, praticamente quasi ininterrottamente, e conobbi, lontano, non mi ricordo se 2000, 99-2000, non, sinceramente non me lo ricordo, è passato un secolo, la mia insegnante di canto, che lei è una cantante lirica, un'insegnante anche di canto moderno bravissima, si chiama Carola Salvaggio, secondo me la conoscete non poco, perché è della zona, tra l'altro insegna anche qua vicino, e anche se sono un'insegnante anch'io, mi piace comunque nominarla, perché lei è quella che mi ha formata per 5-6 anni ed è quella che mi ha dato un sacco di esperienza, perché mi ha fatto fare i musical, mi ha fatto fare il teatro musicale,
E quindi come fare a non nominarla? Perché comunque la mia formazione, la mia grande formazione è anche grazie a lei. A proposito di musical, penso che si possa dire. Vabbè, adesso sì, il 12 di maggio. Io vi aspetto insieme ai miei compagni di teatro, dove interpreterò Esmeralda, faremo una rappresentazione di Notre Dame de Paris di Riccardo Conciante. Tutto? No, una rappresentazione. Ah. No, tutto sarebbe un pochino complicato. Sarà uno spaccato, diciamo, di tutta l'opera popolare. Io interpreterò Esmeralda. Adesso, se mi date un attimo, mi scrivo i nomi degli altri e li leggo, perché se mi dimentico qualcuno mi arriva una randellata subito dopo. Comunque saremo lì il 12 maggio grazie alla scuola di ballo Center Stage di Deborah Pogliotto, che conoscete esattamente sì. Come me. Beh, so perfettamente che la radio la conosce molto bene. E quindi sì, saremo al Teatro Sociale. Cavalcherò. No, sarò di nuovo su quel palco meraviglioso come l'anno scorso. Per me il Teatro Sociale veramente andare su quel teatro, cioè andare su quel palco lì, che è gigantesco, è stato come per un cantante lirico andare alla Scala, nel senso che... Beh, certo. Perché Pinerolo è la mia città e quello certo. È un teatro fantastico. E quindi sono contenta di tornarci, molto 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 molto. Quindi Laura si scrive, la verità è che ci sono un sacco di persone improvvisate che non vogliono far gavetta, ma questa è una professione di tutto rispetto. Beh, sì, più che ragionissimo. Come in tutti i campi ci sono quelli più bravi e quelli meno bravi, quelli più onesti e quelli meno onesti, ci sta. E il mondo è bello perché è vario. È variato anche a volte. È anche un po' variato, esatto. Quindi stavamo parlando di queste certificazioni. Sì, esatto, io... Come quella... Una certificazione, dimmi se la dico giusta. Vai. We sing. Noi cantiamo. Allora, la spiegazione è molto semplice. Io ho sempre cantato e per mille anni mi hanno chiesto lezioni di canto. Ma perché non mi insegni a cantare? Perché non mi insegni canto? Perché? E io dicevo sempre, ragazzi, io sono una cantante, non sono un insegnante di canto. Sono due cose molto diverse. Cioè, un conto è giocare a calcio e essere Baggio, e un conto è che Baggio ti insegni a giocare a calcio. E quello c'è nato così, mica può... Certo. Ecco. E quindi mi premeva avere una formazione, ma vera, no? Ci sono più formazioni, ci sono più cose, insomma, però io volevo qualcosa volevo qualcuno che mi seguisse come percorso, questo è il termine giusto, come un percorso lungo, perché sarà molto lungo, sono quasi 4 anni, ma saranno 10. Io non ho finito e non ho intenzione di studiare. Ancora studio come allieva, però sto studiando come insegnante, sono seguita appunto dal percorso WeSing, che è il WeSing Studio è a Milano, è fondato da Michele Fischietti, che ha una formazione americana, statunitense, lui è stato là moltissimo tempo, è stato anche lui, ha fatto il suo bel percorso, ma se andate a vedere il suo account Facebook e anche il sito www.wesingstudio.com. E tra gli insegnanti di tutta Italia ci sono anche io, siamo, oddio Mick, adesso non mi uccidere se sbaglio il numero, saremo 15, 14, 16, non me lo ricordo sinceramente. E ogni anno lui precertifica i ragazzi che poi porterà all'esame e ogni anno c'è un esame, quindi ogni anno c'è uno sbarramento in cui se non hai l'idoneità e non hai raggiunto o mantenuto un determinato livello, via, cioè non via, però rimani a quel livello lì, certo. Un po' come a scuola, ripetiamo, promosso o bocciato, esattamente, però la differenza fra tanti altri percorsi è che lui ci segue per tutto l'anno, quindi noi abbiamo un tot di ore da spendere come vogliamo e non è solo tecnica vocale, questo ci tengo a precisarlo, perché ragazzi il canto non è solo tecnica vocale, se un buon insegnante non snatura la personalità di un cantante, un buon insegnante la deve esaltare, deve tirare fuori quello che in realtà sì. È lui o lei, sì, che sia, esatto. Poi che abbia la voce, sì, assolutamente, se certo. Non facesse quello, chi ha la voce può cantare tranquillamente di schiena, tanto esatto. Si sente solo la voce, quindi no, infatti, al di là del fatto che io ho sentito nella mia vita moltissime persone che mi dicevano, molti allievi in questi anni di insegnamento che mi dicevano, ah sai,
non sono mai andata a lezione, non ho mai preso coraggio perché quando ho sentito degli amici che andavano a lezione di canto erano tutti uguali, andavano da questi insegnanti ed erano tutti uguali, sembravano fatti a stampo e quindi pensavo che tutti gli insegnanti fossero così. Uè, no! Però è anche vero che, caspiterina, ne hai visto uno, magari. Sì, vabbè. Due, ci sta pure, sai, quando però non conosci il campo, poi adesso come adesso è una cosa importante da dire, che adesso c'è internet, ed è internet veramente in tasca, perché con gli smartphone veramente siamo sempre connessi e possiamo veramente conoscere qualsiasi cosa, ma negli anni in cui ho cominciato io, c'era niente. Non c'era io Michele Fischietti l'ho conosciuto in un pub dove una mia amica faceva karaoke e lui, erano amici, e si sono incontrati quella sera lì per conoscersi. E al tempo c'era MySpace, era appena nato MySpace. Così si sono conosciuti loro, io così l'ho conosciuto. È diventato il mio insegnante di canto e adesso mi segue nel mio percorso V-Sing. Io però ci tengo a dire una cosa. Io nella mia vita non ho fatto solo la cantante, ve lo sapete, chi canta sa perfettamente che non è un mestiere facile, soprattutto da 4, 5, 6 anni a questa parte è veramente complicato. Quindi ho fatto altri lavori, senza stare a sviscerare tutta questa parte qua, però a un certo punto io ho detto ma adesso basta, io voglio lavorare nel mio campo e basta, mi sono stufata. È nato questo percorso proprio a pennello, proprio quando io ero in crisi totale, perché poi non è che arrivi qua, uè, tutti felici e allegri, ma è sempre stato tutto rose e fiori. No, mica è stato così, no. E quindi, insomma, Michele è arrivato a pennello e io devo dire che la vita mi è cambiata in meglio, perché non mi sveglio più alle 5 del mattino per andare a lavorare, con tutto il rispetto per chi lo fa e per chi lo fa ancora. Però faccio quello che mi piace, lavoro nella musica tutto il giorno e poi continuo a cantare, perché comunque è sempre stato il mio mestiere. Mi piace portare parallelamente avanti queste due carriere e Michele è molto bravo in questo, perché ci lascia lo spazio anche per fare tutto quello che ci piace, non ci limita. Se come lavoro fai la tua passione, sembra la cosa migliore. Ragazzi, il tuo hobby che preferisci, chiamiamolo un po' come vogliamo. Guardate, io in quasi 4 anni adesso ho lo studio, vabbè, a casa mia, ma lì è stato facile, però ho uno studio a Torino, ho un tot di allievi lì, un tot di allievi qua che mi gestisco in settimana e adesso, insomma, a giugno faremo anche uno spettacolo con loro, mi sto gestendo la parte teatrale, poi ci sarà un'altra cosa che dirai tu dopo, io non lo voglio dire. scusa, sono l'ospitessa. Poi ha promesso che prima o poi andrà anche a scuola per imparare l'italiano e tornerà a fare tutto il percorso, perché lei è precisa, inizierà dall'asilo, elementari, medie, vai ospitessa. Comunque, dimmi. No, spara. No, volevo solo finire il discorso WeSing, proprio per dire che le competenze sono tante, non è solo tecnica vocale, c'è pianoforte, c'è air training, c'è un sacco di roba che adesso non sto a sviscerare perché è un po' pesantona da spiegare, però veramente quello che è la cosa importante che mi preme far sapere è che comunque... esatto, brava Lalla, ospitessa come Carmen Consoli che è cantantessa. No, quello che mi preme è far sapere che comunque le competenze sono tante e sono necessarie. Beh, e quindi insomma è un percorso a 360 gradi. È anche vero che secondo me dovrei continuare a studiare tutta la vita, perché come tutti gli altri, anche perché c'è sempre comunque un'evoluzione, sì, bisogna in qualche modo starci pure al passo dei tempi. Ti dico, Michele Fischietti ha lavorato per Sanremo, ha lavorato con con Mogol, ha lavorato con l'Aventura, ha fatto X Factor, adesso ha preparato i ragazzi della Divina Commedia che adesso è in scena, mi pare adesso Napoli o comunque adesso arriveranno a Milano, non mi ricordo bene le date, non vorrei dire una stupidaggine, però studia ancora, lui è il suo insegnante e sì. Poi il suo insegnante studierà, perché comunque assolutamente sì, che io ho conosciuto tra l'altro, un ragazzo di Los Angeles, e guarda, poi la tecnologia aiuta, c'è Skype, quindi ci si può anche, si può anche interagire. Io da insegnante lezioni su Skype e da allieva faccio lezioni su Skype ed è una figata. Una ragazza, un'allieva di Bergamo, che saluto, Luana, che è molto 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 brava e noi, che tra l'altro è non vedente e nonostante ciò con la tecnologia riesce comunque a fare lezioni su Skype. Cioè, veramente tantissima roba. Stefano ci scrive: difficile, io lo faccio per passione, ogni tanto faccio qualche matrimonio dove chiaramente si guadagna qualche cosina. La sua vera passione è il gruppo rock. Mm-hmm. Io infatti l'ho sentito cantare più di una volta. Il problema è che siamo in un paese dove la musica non è riconosciuta e pagata. Triste, la musica è una forma d'arte
come chirafano andrebbe riconosciuto. Un artista non smette mai di studiare nel canto della musica. Nella recitazione, ma Stefano, sì, in realtà io forse non so di preciso quanti anni ha Stefano. Non è che siamo in un paese dove non si è pagati o si canta gratis o quant'altro, che sono cambiati i tempi. Sì, assolutamente. Ai miei tempi, quando si andava a fare una serata classica da DJ, io ero un ragazzotto, sto parlando del 93-94, si prendevano soldini. Sì, no, è vero. Parliamo vero, adesso, vero, ad esempio, con Max M, diciamo, per farsi dare 100 euro ci sono le classiche frasi che non sto a ripetere perché risuoneggiano ovunque, risuoneggiano non si può dire, però anche ospitessa. Ovunque, quindi è un po' cambiato quello che sono, sì, i tempi sostanzialmente, non è che si canta gratis. Però posso dire una cosa? Io... Come no? Crisi, non crisi, va bene tutto, però secondo me io più che crisi lo chiamerei cambiamento. È vero che c'è crisi, adesso qualcuno scriverà, ma che cacchio stai dicendo? Io più che crisi lo cambierei furberia. Bravo, esatto, furberia. Però secondo me se c'è la furberia di qualcuno bisogna che quegli altri che subiscono siano un po' più furbi. E sì, quindi, un attimino svegliare. Sì, bisogna cambiare, non si può pensare di ottenere gli stessi risultati facendo sempre le stesse cose. Guarda, io è capitato che qualcuno, e lo dico, ci ha detto la classica frase, vabbè, abbiamo proposto la serata, eccetera, eccetera, quanta gente ci portate? Ah, classico. Io non lo guardo e gli dico, ma perché se non veniamo noi qua non c'è nessuno? Cioè, questo posto non è frequentato? Hai un problema. È rimasto così. E questa è la mia risposta. Sì, sì. Ma sì, è rimanendo così, in tema, è così, quello assolutamente, che sì, sì, assolutamente. Però secondo me uno la strada la può trovare, in qualche modo la può trovare. Bisogna essere veramente imprenditori di se stessi. Io l'ho capito da poco, però l'ho capito. Vabbè. Meglio tardi che mai. Ti devi confrontare, a volte ti devi confrontare con... paragoniamolo alla scuola della strada, nel senso che questa è realmente scuola della strada in quanto tu sei fuori. Ti proponi alle persone, agli imprenditori, ai gestori, sì, e quant'altro, e lì uno si fa le ossa. Assolutamente, e quello serve. La cosa importante secondo me è proprio quella, cioè ragazzi bisogna arrivare preparati, non si può pensare di arrivare parliamo di canto e di palco, certo, quindi di arrivare su un palco enorme e non aver fatto niente prima, perché purtroppo la fiamma si spegne. No, bisogna assolutamente essere pronti e preparati, perché sul palco può succedere qualsiasi cosa, ma se si è preparati e si ha già avuto l'esperienza si sa che cosa fare. Se non si è preparati è veramente un disastro, un pesce resto. Sì, assolutamente. Capitano anche a me, ci voglio dire, io mi ci metto in mezzo. Vabbè, capitato a tutti, però dipende dove capita, ecco. Questo è anche vero. Dipende dove capita. Beh, io sono rimasto in perizoma davanti a 4.000 persone nei primi villaggi, quindi voglio dire, è capitato in me. Però così mi racconto. Ma io molto sfrontamente mi sono fatto il tam tam sul culo e poi sono uscito dal palco e mi sono andato a vestire. E cosa dovevo fare d'altra parte? Non è che potevo fare tante cose. Comunque qualcuno ci scrive, scusate, io sto parlando dei musicisti, gente che suona strumenti live e canta live, nulla togliendo che fa karaoke o fa DJ set, ma che fa musica dal vivo con strumenti e via dicendo, forse andrebbe riconosciuto. Ma sì, ma sono d'accordo, però purtroppo i tempi cambiano e non ci possiamo fare molto. C'è stata questa evoluzione. E quindi... Saluto Fra, che è una cara amica, la saluto con molto piacere. Anch'io, ciao Fra. Allora, cara Deborah. Dimmi Andrea. Abbiamo detto che sei comunque insegnante, quindi hai tanti allievi, l'abbiamo detto, in posti più disparati oltretutto, sì, hai detto via videoconferenza. Sì. Ho avuto anche un'allieva di Londra, tra l'altro, italiana, però abita lì, una ragazza di 14 anni, bravissima. Quindi in realtà tu cosa insegni ai tuoi allievi e anche, te la faccio un po' composta, cosa consigli? Ah, sì. Ai tuoi allievi, ragazzi. Il consiglio, vorrei sviscerarlo subito questo, ne abbiamo parlato fino adesso senza volerlo. Il consiglio è di studiare, ragazzi, dovete studiare, non pensate di... Allora, io voglio dire una cosa fondamentale. In Italia abbiamo un patrimonio artistico, ma proprio parlando di ugole, che è incredibile. Siamo bravi, non c'è niente da fare, è così. Negli Stati Uniti ci sono anche i talenti, ovviamente, come in tutto il mondo, però loro hanno un'altra cultura, prima studiano, poi capiscono che hanno il talento. Qua abbiamo il talento, poi forse studiamo. No, ragazzi, perché quando io faccio da giudice ai concorsi e mi dicono, io chiedo, la domanda è, ma tu studi? Lo so già che non studiano perché lo sento.
Ma tu studi? No, tutto naturale. No, ascolta, non ti devi vantare di quello che c'hai sicuramente. Ma non ti devi vantare, perché io ho sempre sostenuto questo. Quando la gente prima, negli anni così, mi diceva ah, che bella voce, che bella... E ringrazio sempre quando capita, ovviamente. Però io ho sempre pensato, sì, vabbè, ma il timbro me l'hanno donato papà e mamma, io non c'entro mica niente. La musicalità è quella, me l'ha data. Poi che io l'abbia coltivata magari suonando il pianoforte e sviluppando l'orecchio, va bene. Però poi tutto quello che è la mia voce adesso, io devo ringraziare per metà la natura, i geni o quello che è, non si sa, quel qualcosa in più che, esatto, ma per l'altra metà tutto il grandissimo mazzo, scusate, che mi sono fatta negli anni, ed è così, per cui non è che, cioè, non si è arrivati col talento, ragazzi, il talento è la partenza. Se uno non usa il proprio talento, cioè se uno non studia e non ci lavora sul proprio talento, secondo me, scusate, ma gliene manca un pezzo. No, sicuramente artistico. Manca un pezzo, anche perché non lo conosci. Esatto, il tuo talento ce l'hai, è vero, che può essere di qualsiasi forma, in questo caso di canto. Sì, ce l'ho, sono bravissimo, sì, però non bene. Lo conosci. Certo, sicuramente lo conosci il 10%, ce ne sarà il 90% che te lo insegna lo studio. Assolutamente. E usarlo soprattutto. Sì, e poi te lo insegna anche un insegnante che ha esperienza di più tipi di palcoscenico e quindi ha l'esperienza per farti trovare, ad esempio, estrapolare quello che è il significato di un testo. Io insegno, proprio per sviscerare la domanda che mi hai fatto prima, cioè che cosa insegno? Io, oltre alla tecnica vocale, ma quella, ragazzi, è solo d'aiuto, è un coadiuvante a tutto quello che è un mondo artistico, che non c'entra niente con le cose scientifiche, tecniche. Quelle sono al servizio di... Certo. Poi, alla fine, uno deve cantare con la passione, proprio per il discorso che facevo prima, altrimenti poi siamo tutti uguali, siamo tutti fatti a stampino e non va bene. Ognuno di noi ha le proprie caratteristiche e queste devono essere esaltate. Questo è il compito anche di un insegnante. Però io, se tu canti e hai un problema sugli acuti o sui bassi o sulle note medie, eccetera, devo darti modo di scoprire tutto quello che sono i tuoi registri vocali per fare in modo che tu riesca a cantare un repertorio più vasto. Perché magari, certo, canti quella canzone, vuoi fare un vocalizzo in stile R&B che hai in testa, ma meccanicamente non lo sai fare perché non sei abituato. Quella è la differenza fra un professionista e un cantante hobbista, ecco. Certo, e quindi è questo che io insegno. E poi un'altra cosa importante, ragazzi, è la lezione di canto dura un'ora alla settimana, due se proprio volete essere seguiti ancora di più, c'è anche chi lo fa, però poi bisogna andare a casa a studiare. Io registro le lezioni appositamente perché bisogna studiare, ragazzi, bisogna studiare, perché assolutamente, ma come, cioè, non c'è per tutte le sacre cose, sì, che sono state, ma io faccio sempre l'esempio dei calciatori, che mi piace tanto farlo, che siamo in Italia, cioè loro non è che arrivano in Serie A o nella nazionale, quelli tutti i giorni si sparano 3, 4, 5 ore, non lo so, di allenamento, si fanno un mazzo tanto, stessa roba, bisogna farlo con la voce, certo. uguale. Io consiglio a Stefano che, oltre che cantare, di fare anche il poeta. Perché quando scrive Stefano è infinito. Sembra a me quando lascio le note vocali alle mie amiche. Allora, io ho studiato con Federica Guido e la ringrazio perché mi ha fatto migliorare tantissimo e ora so come non rovinarmi negli anni la voce e mi faccio... E non mi faccio più del male, bravo, è anche questo. Serve, certo. È anche questo, bravo. Rischia di farsi male senza studio, la voce come uno strumento, anzi il più complicato e importante, ragazzi. Ho gente in generale studiate. Io voglio farlo ancora, non ho più il tempo. Troverai il tempo, troverai Stefano. Magari il tempo, ti tranquillizzi un attimo, sì, per ad oggi gli impegni diversi che ti, certo, impegnano, e poi uno, tanto non credo che se smetti sei mesi ti dimentichi tutto, ti parte, no, tutto, l'importante canterai, è praticare, sì, l'importante, lui è un altro che non può cantare con la spazzola, però canterai, voglio dire, ci sta pure, assolutamente. A proposito di tutto ciò, Deborah, se... No, io non voglio interromperti se dovevi ancora... No, vabbè, ci possiamo... Okay. Non so quanto tempo abbiamo, sinceramente. Stai tranquilla del tempo, non te ne fare dei problemi. Ok, va bene. Io ti ho chiesto, mm-hmm, se tu, per fortuna, sei riuscita ad averlo, mm-hmm, un pezzo. Ah, sì. C'è la tua voce. Sì, c'è la mia voce, ma... Vuoi citare? Assolutamente sì, lo devo fare per forza, perché tempo fa, penso a un karaoke, se non erro, ho incontrato un autore che si chiama Simone Careglio, che è della zona.
Simone è un grande autore, un grandissimo musicista, è un cantante, suona praticamente qualsiasi strumento uno gli butti in mano, lui lo suona. E tempo anche il citofono, sì, quello anch'io, sono proprio campionessa mondiale. Ho vinto il Sanremo dei citofoni. E comunque, dicevo, mi sono un attimo persa. Simone? Molti anni fa lo conobbi e mi sentì cantare e mi chiese se avevo voglia di mettere la mia voce su un suo pezzo. E io gli ho detto, guarda, tu molto volentieri, però fammelo sentire, vediamo se nelle mie corde, eccetera, eccetera. L'ho sentito, il pezzo è splendido e quindi ho deciso di, insomma, gli ho detto di sì e quindi sono andata a registrarlo. E lui ha fatto praticamente tutto lui, la base, l'arrangiamento, la registrazione, il master finale, tutto lui. E se ce l'hai pronto io lo lancio. Io ce l'ho pronto, ti faccio solo una domanda prima di lanciarlo. Sì. Questo, come ho detto poco fa, che Facebook copierà e tutto. Assolutamente, sì. Si può far ascoltare un po' più chiaramente oppure ci stroncano le gambe? Nel credo senso che non ci stroncheranno, non nel credo senso proprio. Che non è ancora depositato. No, non credo. Okay. Cioè, sicuramente non abbiamo paura di queste cose perché è veramente stato inviato via telematica, quindi ci sono tutte le prove che insomma. Più che altro che mi va di farlo ascoltare un po' meglio ai cari amici di assolutamente, Facebook, sì. Assolutamente. Allora lo lanci tu. Sì, il pezzo si intitola A chi non c'è più. E noi alziamo un pochettino il volume. Sì, quindi... dai, sentiamolo anche noi, dai. No, era importante per me, volevo farlo ascoltare un po' meglio. Vista da sola, impaurita. Tra l'altro io lo ascolto poco, mi dimentico. Venti. Dalla finestra osservavi tempeste e mari. Vedi che insieme alla pioggia qualcosa finiva. Quel vento di sabbia portava via la vita. Dicevi sempre che sono migliore, in che se non è vero. Quanto mi manca quel lato di te che mi dava la forza. Ancora la tua voce che mi dice di voglio bene.
frammento di sabbia portava via una vita. E siamo tornati, Deborah! Eccoci, eccoci. Beh. Caspita, sai che in radio non l'avevo mai sentito? Posso? Faccio così. Grazie, grazie, grazie anche ai commenti che stanno arrivando, grazie mille. Grande Stefano... complimento da Stefano, veramente. Sai che ho la base in cuffia mega alta? La base grazie. Perché io volevo sentire in cuffia bene il pezzo. Sì, sì, no, hai ragione. Io l'ho ascoltato per metà senza cuffia, poi mi sono resa conto che potevo... Sulla mia arteriosclerosi galoppante cricetapota. A due zampe. Sì. A due zampe. Allora, comunque hai una bella voce, è in dubbio. Ah, grazie, grazie Stefano. Grazie, grazie Katia, ma Katia è una grandissima amica. Ciao Laura. Laura è una collega di WeSing, però è un attimo in pausa perché ha avuto un contrattempino, no? Un contrattempo di 3 kg che qualche mese fa ha avuto. Laura. No, è già nato. Vabbè. Bimbo, è già nato. Benvenuto. Allora, come si chiama? Sì. Gabriele, mi pare. Ce lo scrive Laura. Sì, sì, ce lo scrive. Scusa, Laura, ho un attimo di defiance. Sì, scusami. Senti, prima di andare avanti con la prossima domandina, intramezziamo così, abbiamo fatto ascoltare questo tuo pezzo, abbiamo raccontato l'autore, bravissimo, e ringrazio anch'io per averla mandata e tutto il resto. Federico, buongiorno. Dici i tuoi contatti. Oh, assolutamente sì. Tutto dunque, quello che vuoi dire in ambito. Sì, su Facebook mi trovate molto semplicemente come diario o account o profilo, come volete chiamarlo, come Deborah Orioni. Il mio nome è Nicola. Nicola. Scusa Laura, Gabriele, figlio di un'altra coppia di amici che l'hanno avuto più o meno. Scusate, fate troppi figli, io mi dimentico i nomi, scusate. No, meno male, bella cosa. Adesso a parte tutto. No, posso dire una cosa su Laura? Ma che scherzi. Allora, tempo fa eravamo a fare una masterclass a Milano da Michele nel suo studio ed eravamo un gruppone di 15 persone. Lei era su Skype. Noi non lo sapevamo, ma lei era già incinta. E ogni tanto sentivamo sul microfono, lei mangiava continuamente e abbiamo passato la giornata a dirle: Laura, ma la smetti di mangiare tutto il giorno che mangi? Poi lei, tra l'altro, è così magrissima. Laura, basta. Dopo un paio di settimane ci scrive e fa: ragazzi, scusate, sapete perché quel giorno non continuavo a mangiare e non smettevo più? Perché siamo in due. No, vabbè. E quindi da lì a poi abbiamo saputo che... Faceva benissimo. Dai, speriamo di vederci presto, Laura, perché essendo che appunto alla creatura non ci vediamo più. Beh, certo, spesso. Certo. Perché... comunque così. Allora, parlavamo di contatti, dunque su Facebook mi trovate come appunto profilo come Deborah Orioni, nome e cognome molto, molto semplicemente. Poi c'è la pagina sia proprio diciamo dedicata più al mio mestiere di insegnante che è Deborah Orioni Vocal Studio, facile, 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 facile. Stessa cosa per Instagram, il nickname è Deborah Ori, però poi la pagina si chiama, cioè l'account Instagram si chiama sempre Deborah Orioni Vocal Studio. Poi c'è anche Skype, Deborah.Orioni, mi trovate così, e direi basta. C'è anche Twitter, ma non lo uso mai e non mi ricordo neanche come mi chiamo su Twitter, quindi lascio perdere. Un bufalo su Twitter, proprio non lo so usare. Ah no, io poco. Sto imparando a usare Instagram, però credo che mi farò dare una mano dalla qui presente Laura, perché io veramente non ce la posso. Io già con Facebook faccio molta fatica. Ragazzi, è un lavoro seguire i social, io ve lo dico. È proprio un lavoro, lui lo sa meglio di me. Porcaccia la miseria. Mi spiegate come mai pezzi così non arrivano a Sanremo, ma... Non sono spiegazioni che è difficile darle, uno può solo interpretare a suo modo. Posso dire che questo pezzo non è mai stato proposto a Sanremo, posso dirlo proprio perché io volo sempre abbastanza basso, nel senso che sono proprio una che tanti si arrabbiano, no? Però sì, brava, stiamo umili. Vabbè, ma sì, questo sì, però sai, alla fine uno se non prova no, lo conosce, uno butta, poi al massimo... Ma secondo me perché... Me le botte non preso... l'anno, quindi lo dire... cioè... Sai, avendo intrapreso altri percorsi, altre cose, io questo posso dire che io come cantante sono... Allora, sono soddisfatto, certo, cioè, sento di dover fare ancora tante cose, ho voglia di fare tante cose, però non, cioè, veramente non mi posso lamentare, proprio no. Poi io quando mi fanno fare teatro come il 12 maggio, per me, guardate, è una cosa... bella fra amici. Ah, posso dire i nomi dei ragazzi? Oh, ma se mi dimentico qualcuno. Te le ricordi prima che ti fai sì, la sì, no, ma certo. Solo che... Ma no, ma adesso faccio mente locale. Allora, Filippo,
Filippo, vabbè. Sarà Quasimodo, Gravina. Poi ci sarà un Marco. Poi c'è Marco. Un Luca sicuro c'è. No, Marco non c'è, c'è Marco Matteo. Marco non c'è perché c'è Matteo. C'è Matteo. C'è Matteo. Non mi confondere che è una cosa... Sto sudando. Lei spara dei nomi così, a poi cazzo buffo, tanto c'è. C'è Matteo che farà Febo. Matteo Ricciardi che farà Febo. Poi c'è... Non dare riferimenti precisi perché se ti sbagli... No, dai dei nomi così. Occhio, Katia, hai ragione. Poi c'è Ivan Gaidu che farà Frollo, che mi impiccherai anche volentieri. E poi ci sono io che farò Esmeralda. Arrivederci. E poi c'è Carlo Biosa che farà Gringoire. E poi avremo dei ballerini, dei personaggi. Poi ci sarà Francesca, la figlia di Carlo, che interpreterà Fiordaliso, diciamo, come figura, come ballerina. E spero di non aver dimenticato nessuno. Dunque, fatemi, manca Clopin, ma Clopin non... ci sarà, non ci sarà, adesso vediamo, quindi non posso dire nulla. Ma sì, tante regole. Però ragazzi, costumi super mega fighi, di cui tre, due... La collezione estate 2018-2019. No, fatti veramente, confezionati da Tiziana Badariotti. Ho visto delle foto. La mia tiz. Foto. Tra l'altro Tiziana mi ha fatto... Scherzo, ma... Tra l'altro Tiziana mi ha fatto, e l'ha fatto anche a Carlo, credo, quel ragazzo che farà il Gringoire, il costume di Esmeralda, identico, preciso, paro paro, sputato a quello dell'opera popolare originale, ma Tiziana è anche una mia allieva, da ben 3 anni, e ha una voce splendida e meravigliosa, una band, anche lei, Sinergia, e... alla fine, insomma, di questo anno, tra virgolette, scolastico, il 3 di giugno farà anche lei lo spettacolo con tutti i miei ragazzi, che sarà il 3 di giugno al Teatro Blu di Buriasco. Dove andremo noi a ottobre. Ecco, vedi che... che riallaccione, che riallaccione! Insomma, ci è stato chiesto di... vabbè, ormai lo sanno, non sto a ripeterlo, di aprire la stagione invernale, prima che saremo a Cantalupo e poi... Katia dice, detti tutti, grande Katia, grazie. Sì, esatto. Se hai mica già idea, poi ti faccio la prossima domanda, sì. Hai mica idea anche, che ne so, dei tecnici che ci saranno, cioè ci sarà un corpo tecnico, audio, luci... Sì, per adesso non so... Ma di qualche nome? Ma dimmi qualcuno Gianni, così, tanto. Salvatore, che ne so. No, però abbiamo la conferma che non hai dimenticato nessuno. No, ve li ho detti tutti. Poi, ripeto, è una cosa... corpo di ballo. Il corpo di ballo sarà della scuola Center Stage di Deborah Pogliotto, che è stata colei che ci ha chiamati per questo intervento. Ma la cosa importante che volevo dire è che è in beneficenza a favore della ricerca contro la SLA. Quindi, e questa è veramente, forse la cosa più importante da dire, quindi veramente il teatro è sempre bellissimo, ci saranno altre cose, non ci saremo solo noi a fare Notre Dame, ci saranno altri interventi. Non mi sbilancio perché non so precisamente quale sarà il programma, so che chiuderemo tutti insieme sul palco, so che forse ci sarà qualche personaggio un po' più, però non mi sbilancio perché non so ancora, no, ancora nulla, noi... quindi poi, ma ci sarà, penso, tempo e modo. Ma no, sicuramente, poi in maniera più approfondita. Spero che quando parlerai con la compagnia o quant'altro, arriverà anche materiale per noi. Noi cominceremo. Assolutamente. Poi devo dire un'altra cosa, scusa, se no Giancarlo veramente. Spara. Allora, io faccio parte di un duo che si chiama Duo Giancarlo Music, facciamo i matrimoni. No, adesso a parte che non mi interessa smarchettare quello, però mi interessa salutare Giancarlo e ringraziarlo perché lavoro con lui da un po' di anni e ci lavoro tanto con lui e lui veramente come si dice, volevo dire mi vende, ma è bruttissimo, nel senso no, che no. Mi propone, bravo, esatto, mi veniva il termine, scusate, professionalità e con professionalità. Lui è un grande maestro, un sassofonista, un pianista, suona veramente di tutto ed è veramente molto preparato. Se una persona così come lui sceglie la mia voce insieme anche a quella di altre ragazze, ma comunque prettamente la mia, qualche motivo c'è. Qualche motivo c'è, però non è mai scontato, quindi lo ringrazio per questo. Questa è una cosa che ci tenevo a dire, insomma, ecco, basta, tutto qua. Tu hai detto la voce, ma io aggiungerei anche la tua persona. Ti ringrazio, non lo dirò mai. No, io sì, perché mi leggo al discorso di prima che voce bella, ma se sta là un manico di scopa a cantare... Ah no, vabbè, certo, sì. Cacchio di matrimonio. No, ma io ai matrimoni manca che faccio le cabriole. Qualcosa avevo un po' ipotizzato. Mi vergogno, veramente. No, ci sta. Io ti faccio una domanda di nuovo composta. Sì, vai.
mi ricompongo anch'io. Un pochettino l'abbiamo già anticipato, sì, in realtà, però quale può essere la differenza tra cantante e insegnante di canto? Un pochettino, certo, l'abbiamo infarinata, però dimmi qualche, sì, frasetto un po' più specifica, nel senso di dire, ragazzi, questa secondo te e secondo quello che ti hanno insegnato, assolutamente, diciamo, certo, ci saranno altri che hanno opinioni diverse, sono tanti insegnanti di canto con tanti approcci diversi e ognuno deve scegliere il percorso che vuole, per lui, certo, è, insomma, il più valido, questo lo leggo pian pianino mentre che tu disquisissi su questa domanda perché c'è un altro poema, però no, quindi... la differenza sostanziale è, vabbè, un cantante è un cantante, quindi gli è stato insegnato, si spera, gli sono state insegnate determinate cose, fa il suo, però insegnare come utilizzare la voce è una cosa diversa. Perché? Perché ognuno di noi quando canta ha delle sensazioni, no? Siccome purtroppo, prima ho sempre fatto l'esempio dei calciatori, no? Certo. I calciatori tirano su una gamba e sanno che più o meno se vogliono tirare su una gamba funziona così, no? Cioè, voglio dire, sappiamo perfettamente come si alza un braccio e una gamba, ma in realtà se non studiamo non sappiamo molto bene come funziona l'apparato fonatorio e soprattutto non vediamo le corde vocali, non le vediamo. Le usiamo tutti i giorni per parlare, ma non le vediamo, quindi non si può chiedere a una cosa che non si vede e che non ha un comando specifico, no? Di fare appunto una certa cosa. E quindi molto spesso anche cantanti esperti, anche tecnicamente, fanno delle cose che magari non li aiutano per il pezzo che stanno facendo, perché magari, ma non è solo in alto, è anche in basso, le note medie, le note gravi, le note acute, è la stessa identica cosa. Certo che la differenza più, anzi la difficoltà, scusami, più grande è forse quella di andare in alto. Perché? Perché noi parliamo sempre in un registro comodo, ecco, non basso, ma certo, comodo. E poi quando cantiamo invece i registri li cambiamo, quindi si spostano proprio fisicamente le risonanze nel nostro corpo, no? Noi funzioniamo come uno strumento a corda, però siamo esseri umani noi abbiamo degli organi che sono preposti a fare più cose, no? Noi abbiamo la voce che serve per parlare, serve per cantare, ci sono dei muscoli che fanno muovere le corde vocali, che però, poi ce ne sono altre nella gola che servono per deglutire, ad esempio, o, certo, per masticare, vero, no? Ecco, e quindi a volte la nostra testa ci fa intervenire dei muscoli che non c'entrano niente. Ecco la differenza fra un insegnante di canto e un cantante. Io prima, quando cantavo, queste cose qua non le sapevo mica. No, poi ho fatto 18.000 masterclass e ho avuto modo di confrontarmi con medici, con foniatri e con insegnanti di canto che hanno anche un approccio scientifico e che hanno esperienza trentennale. Io a novembre ho fatto una masterclass con l'insegnante di canto di Celine Dion, tale Greg Enriquez, che non è proprio uno qualsiasi. Io l'ho fatta a Milano, organizzata da Michele Fischietti, da Whistling Studio, e quindi eravamo in tanti, non c'ero solo io, c'erano cantanti, insegnanti di canto, ma c'erano anche logopedisti, perché è stata una cosa interessantissima anche per loro. E quindi la branca del canto proprio abbraccia un sacco di altre discipline che servono tutte. Però la cosa che io proprio cerco di far capire ai miei allievi e dell'approccio We Sing è proprio che prima le cose le dovete fare per sentirle. Prima vi faccio sentire la sensazione di toccare una nota in alto, ve la faccio proprio percepire con vibrazioni, con quello, insomma, le sensazioni sono personali e soggettive. E poi vi chiederò di abituarvi a starci con dei vocalizzi, certo, per quello che si fanno i vocalizzi, si fanno le scale, perché Simone, eccolo qua, questa è la storia del pezzo. Ma ci mancherebbe altro, anzi, grazie a te. Infatti, grazie a te, Simo. E quindi, insomma, questa è la differenza sostanziale fra un insegnante e un cantante. E, ripeto, un insegnante di canto, ragazzi, deve essere un cantante, perché... poi un'altra cosa, io voglio dare un consiglio che a tutti i ragazzi che vogliono intraprendere un percorso di canto, tanti mi dicono: ma io non so dove andare. Ma ragazzi, ma non lo sa nessuno. Non è che il grande nome è sempre sinonimo di, no, di professionalità. Lo può essere come non lo può essere. Bisogna provare. Voi andate a fare qualche lezione di prova. Se vedete che in 3, 4, 5 mesi non migliorate, allora, se non migliorate, rimanete uguali, ritenetevi fortunati. Nel senso, poi cambiate insegnante. Che non vi ha distrutto. Ecco, cioè, se invece cominciate a non riuscire più a cantare o non fare più le cose che facevate prima,
scappate un po' prima, se invece vi trovate bene continuate, così. Funziona così. Senza parole. Sì, ovvio. Perché cioè, dovete sentire miglioramenti, poi li dovete, siete voi a dover interiorizzarli e capire cosa vi serve. Io sono, quando conosco un allievo nuovo, faccio una chiacchierata che sembrerà una perdita di tempo forse, ma non è così, perché io devo sentirti parlare intanto e poi devo capire determinate cose della tua vita, ti devo chiedere se hai avuto dei problemi fonatori, se hai avuto non so, dei noduli, dei polipi, se c'è operato, perché devo capire se hai delle foto, delle corde, io devo vedere cosa c'è, sperando che sia tutto a posto e poi lavorarci in base. Io ho dei ragazzi che hanno dei problemi congeniti e con loro faccio un determinato tipo di lavoro, se non lo sapessi non potrei farlo. No, chiaro. Oltretutto io sono una di quelle che ti manda via, nel senso che se tu vieni da me e hai una voce che a me suona strano, sento delle cose strane, io ti mando dal foniatra, se non ci vai, sa affari tuoi, però da me non ci vieni più. Perderò un cliente, però poi vabbè, paga, alla lunga paga sempre, sì, alla lunga sì, paga sempre. Senza dubbio. E quindi, insomma, questo. Senza dubbio. Non so se ho risposto. Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, immagino che avrai, ti faccio così, per concludere sì, questa parentesi molto, molto bella e molto interessante che hai spiegato veramente tante cose, e avrai sicuramente dei progetti con i tuoi ragazzi, e anche avrai dei progetti come cantante, immagino. Sì. Allora, il progetto più importante come cantante in questo momento, l'abbiamo detto prima, adesso per questi 3 mesi faremo delle prove proprio secche su Notre Dame, faremo una rappresentazione di una 50ina di minuti, avrò dei pezzi abbastanza tosti da cantare, sinceramente, e il problema è la cosa bellissima del teatro, è che comunque il corpo si usa tantissimo, e avrò dei pezzi dove non dico che dovrò piangere, disperarmi, ma quasi, e quindi non sarà proprio facilissimo. Il musical è quello. Però sì, scusate, è una figata pazzesca. E poi c'è un altro progetto del quale non posso parlare tantissimo, con una persona, insomma, sempre non di qua, ecco, un po' che insomma ha scritto delle cose e ci stiamo lavorando, però adesso è un po' presto. Lancia solo la curiosità. Sì, lancia proprio, esatto. Adesso. E poi vabbè, io adoro Georgia, ragazzi, adoro Georgia, la mia formazione nasce da Whitney Houston e da Georgia quando ero proprio piccola, poi sono stata contaminata anche da tutto il cantautorato italiano e lo sono ancora adesso, però io nasco da lì e tempo fa ho girato un videoclip diciamo più senza troppe pretese, ma molto bello e molto ben fatto da Becky Artista, che è un ragazzo appunto di Torino che anche lui ha il suo bel trascorso e è appena uscito un album anche suo, molto molto bello, trovate tutto su internet, trovate tutto, e però lui fa anche produzioni audio e video e ho girato questo video di Non mi ami, però è già un po' datato, no, settembre-ottobre. Invece giovedì sono andata a girare un videoclip sempre di un pezzo di Giorgia che mi piace molto, che mi rappresenta tanto, del quale non dico il titolo perché sono una settimana che faccio dirette su Facebook. Abbiamo visto tutte le belle foto. Ecco, e giovedì sono stata a Torino in questo studio meraviglioso e devo ringraziare tantissimissimo intanto la mia parrucchiera, vero style, acconciature di Pinerolo, e lo dico perché è veramente una mia amica e il suo lavoro lo sa fare molto bene. E poi devo ringraziare assolutamente il regista Francesco Barone, che è veramente un ragazzo con tanta voglia di fare, con tantissima inventiva, e io gli ho detto: Fra, voglio girare questo videoclip, cosa vuoi fare? E io gli ho detto: Fra, carta bianca, io mi compro i vestiti, mi trucco e faccio tutto quello che devo fare e tu in scena metti quel cacchio che vuoi, non mi interessa. Coadiuvato dal lavoro incredibile del direttore della fotografia Luigi Boccia, veramente estremante, lo posso dire, cioè, io ieri mattina mi sono svegliata, pensavo che mi fosse passato un camion sopra, perché loro, sapete che lavoro c'è dietro un videoclip che non ha produzioni ovviamente milionarie, dove c'è tanto lavoro anche lì, però quando si è in 2-3 bisogna fare tutto, tu praticamente il tuo lavoro non è quello di fare il playback, non solo, ma è quello di stare così e loro ti inquadrano con tutte le luci per 5 ore e ti dicono: fai così, mettiti così, fai cos'ha, che per un cantante live come me perché sì, però è così, e quindi uscirà questa cosa qua fra qualche giorno, appena Francesco sta facendo il montaggio, si sta occupando di tutto il montaggio, e quindi uscirà questa cosa qua. Il pezzo è veramente bello, ha un bel tiro e speriamo che vi piaccia. Ma sicuramente, voglio dire, assolutamente. Sentite, abbiamo sentita cantare nel pezzo appunto, insomma,
arrangiato, composto, eccetera, di Simone. Io non so di non metterti in difficoltà a farmi cantare adesso, però non te l'avevo neanche detto in realtà, quindi no, non me l'avevi detto. No, però io ci avevo già pensato, ma ho detto mi sto zitto, ma questa me la appendo, non ti preoccupare. Beh, ti ho fatto cantare in macchina quando stavi guidando, se ti ricordi la prima volta che ci siamo scritti. Sì, vabbè, stavo andando a Milano lunedì scorso. Sì, mi hai fatto cantare in macchina. Sì, era quella sera, eravate insieme voi due. Sì, lunedì. Non so se era quella diretta o il giorno dopo. Ah, ma no, a casa, eri a casa. Sì. Vabbè, vuoi un pezzo di Notre Dame? Guarda, io quello che vuoi tu in realtà. Vabbè, io allora sì, anticipo un pezzo di Notre Dame, ma proprio in frasi. Oh ragazzi. Aspetta, dobbiamo levare la io musica. Sono, sì, bravo. È remixato. Potrebbe. Però posso dire una cosa, è come avere l'idraulico in casa, avere i tubirotti, no? Io stamattina non mi sono scaldata perché non pensavo di cantare. Dopo lo ucciderò, però scherzo. Così, va bene, buttata, vado? Buttata vado. Ma mi dai anche un po' di riverbero? O non mi dai proprio niente? Proprio asciutta così. Questo è un microfono radio, non sono un microfono. Che palle sti cantanti, che palle. Vai. Va bene. C'è manco il riverbero, giusto? Devo fare così perché sono sorda, devo sentire tutto. Vivere per amare, amare quasi da morire, morire dalla voglia di vivere. Morire dalla voglia di vivere, con la voglia di vivere. Grazie. Stefano, lo so molto bene. Però è un vizio che ho da sempre e poi dopo quando vocalizzo rimetto tutto a posto, lo so, bisognerebbe fare e poi deglutire, lo so. Allora, ripetiamo velocemente i contatti. Deborah Rioni su Facebook, la tua profilo. Sì, poi c'è la pagina Deborah Rioni Vocal Studio, stessa cosa per Instagram, sempre Deborah Rioni Vocal Studio col nickname però Deborah Ori. Io non so come si cerchino. Deborah Ori, ti ho cercato io. Ah, molto bene, Deborah, allora cercatemi così, come Deborah Ori. Su Twitter provate a scrivere, qualcosa salta fuori perché lei come me e noi. Ma non mi ricordo assolutamente, dovrei andare a vedere. Non è importante, dicono così. No, tanto non lo uso, quindi. Ora ti svesto, metaforicamente parlando, del sì. Tuo habitat canoro, in parte in realtà, e insegnante, perché mm-hmm. abbiamo anticipato poco fa, all'inizio, un'ora e mezza fa, di una cosina che succederà con te, appunto, la possiamo dire. Ma sì, diciamo. La stai preparando, quindi cari amici, come sì. Io, tutti i ragazzi sì. Che hanno iniziato con noi a collaborare con PVR Radio, li ho presentati, e questo cosa vuol dire? Ti scrivono, sì, però Andrea, mi fai cantare la Deborah senza scaldarsi, no? Non va bene, Deborah, denuncialo. No, ho detto che lo picchierò, non deve altro che denuncialo. Mi picchia perché lei non sapeva nulla. Chi lo ammazzate fino a... E caro il mio Stefano, e cari i nostri cari amici, Deborah la vedrete molto spesso, in realtà, perché faremo una trasmissione insieme. Yes. Inizieremo nella fascia oraria del pranzo, mm-hmm. Mettiamoci anche la parola provvisorio in mezzo, che fa sempre figo, sì. Anche se non è vero. Sì, perché è tutto sperimentale, dobbiamo capire. Il titolo provvisorio è? L'esercito del sandwich. L'esercito del sandwich. Ragazzi, io quando dormo faccio dei disastri. Però è una figata, perché cose. Comunque... Abbiamo una fascia oraria che non ce l'abbiamo fino adesso. La gente mangia a quell'ora, e quindi c'è un contenitore dove chi sta mangiando magari ha anche voglia di sentire due cavolate, anche due cose serie, due notizie, stiamo lì che stiamo cercando di capire cosa inserirci. Fascia oraria del pranzo.
Quindi vi teniamo compagnia. Sì, sì, faccio l'area del pranzo, adesso capiremo un attimino come inserire, come eccetera, eccetera. Assolutamente sì. Comunicheremo il tutto. Sì, Andrea, non puoi vedere se... vederti Andrea, guarda, ascoltami invece di guardarmi, ma puoi vedere se lo Deborah, sì, se può fa, assolutamente. Ma no, non mi lasciate da sola, vi prego. Noi speriamo che il tempo che ci siamo prefissato della durata della diretta sia poco, nel senso che... Se lo dobbiamo allungare è perché siamo così, siamo simpatici. Sì, esatto. No, speriamo. Quindi, tanto cominciamo, poi vediamo. Noi cominciamo. Ciao Deborucia, Ciao Erit, è un mio allievo, sta facendo un sacco di robe anche lui con la sua voce molto 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 bella. Sì. E niente, quindi cari amici, a breve avrete queste notizie. Yes. Ci stiamo, Deborah ha buttato giù quello che è lo schema della diretta, eccetera, però pian pianino, sì, sì. Tanto non sarà una cosa di domani. Quindi, no, 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 però. Sì, non. Come si dice piemontese? Hai su male? Non chiedi a me che sono sarda, sei a posto. No. Qua siamo invasi dai sardi in questa radio. Siamo in Mareale. Cioè, sì, c'è Pintus. C'è Pintus, c'è Alberto Steri, c'è Ilaria Nonnis. Ah, vero, c'è anche Ilaria, Ilaria la conosco. Cioè, siamo in base, ma bello così. Io ho lavorato in Sardegna 6 mesi, è stato benissimo. Mamma mia, la mia terra. Assolutamente, mia terra. Quindi. Adoro. Fabrizio, ciao Fabri, di Acquiterno, un carissimo amico d'infanzia. Quindi, cari ciao, amici, ciao. Anche se abbiamo sforato di 4 minuti, non ce ne frega niente. Io non so neanche che ore siano. Ah, è lì. Mezzogiorno e 4 minuti. Mezzogiorno e 4. 12 okay. E 4 minuti. Okay. Io voglio ricordare che per quest'oggi vi delizieremo con tanta buona musica, non più con dirette, ma la diretta prossima è domani sera ore 21 con l'Indizio Quiz. Ci sarà Giuseppe Sorra, probabilmente anche Max Pintus, speriamo, perché è un periodo... si fa il possibile, diversamente rivedrete il mio brutto muso, perché giustamente non lascio Giuseppe da solo assolutamente. Io ringrazio Deborah. Grazie a te di avermi invitata, è stato veramente un grandissimo piacere. Vieni Lalla, l'avevo vieni. L'avevo promesso all'inizio e non possiamo non farlo, salutiamo... Ah, da lì, ok, perfetto. David, vieni dietro, qua mezzo. Ecco. Lei è Laura, era il pubblico che io prima parlavo insieme a Deborah quando non c'erano, buongiorno. Quindi... Era giusto farla vedere. Ciao carissimo. Oh, che bello questa visione. Vero, hai visto che roba? Sì, il dietro le quinte è sempre. Quindi io ringrazio tutte voi e vi auguro un buon weekend. Grazie. Buon weekend grazie a tutti mille. Voi grazie. Grazie e ci vediamo presto. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao.